possibilità. La segnalazione, per esempio, la chimia, gli ormoni, tutto. Non necessariamente la telepatia, che sarebbe naturalmente la soluzione più semplice del problema, per creare le prestazioni delle insetti. Questo esperto parte della sua disciplina, dice che è incredibile con un cervello minima. Così questi animali sono capaci di creare strutture. Questo è molto interessante, perché infatti si potrebbe dire che siamo verso, che la metamorfosi potrebbe andare verso questo tipo di superorganismo. Questo è possibile, non è desiderabile, però è no, possibile. Questo è altro discorso, però si potrebbe un cambio nella evoluzione dell'umanità. Sì, 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 sì. Questo è possibile, questo non da escludere. Diciamo. No, ma l'idea che viene dell'osservazione di insetti. Sì, sì, sì. E questo, perché è anche vero che sì, quando si studia il comportamento delle api o quelle delle formiche, no? Sì. Le formiche, c'è veramente un superorganismo che struttura movimenti, sì, progressi, una cosa che è abbastanza, sì, fenomenale. Sì, sì. Non avevo mai pensato alla possibilità che siamo questo così. Hellgruber e Wilson, yeah, hanno contribuito, c'è un grosso volume che si chiama Superorganismo, che è zoologia, però mio amico ha fatto una estensione di questa idea come ipotesi, non sappiamo, non siamo profeti, però, basta. No, ma comunque se l'idea è che ci si organizzi, si trovi un consenso, tutti siano coordinati attraverso questa intelligenza collettiva, l'Italia ci salva anche in questo. Certamente. Abbiamo tempo per le vostre domande, mi dicono. Tieno. Oltre che per le nostre, ma più che continuare le nostre, adesso gira un microfono. Potete anche tornare indietro alla televisione, se volete, se non avete domande sulle formiche. Oggi la notizia di internet, quella insomma terrestre, diciamo, a parte queste affascinanti proiezioni, sì, è che Facebook ha superato Google. No, che il numero adesso... Cioè, pare che quindi la ricerca di relazione abbia superato la ricerca di informazione, no? Cioè Facebook, sì, o come dicono gli esperti, more sociable than searchable diventa la rete. Sì. Ora, io vorrei sapere cosa pensate di questo fenomeno, questa ricerca di relazione in rete, di amicizia, secondo quella, sì, parola. Sì, sì. E lo dico dal punto di vista della cosa bellissima che lei ha scritto sulla strada. Ah, cioè sull'elogio, sì, sì, di quella dimensione stradale, il testo che... L'ode della strada, la lode io della difendo strada. La strada. L'ho visto, sì, la strada, la città, mi, sì, sembra, il faccia, sì, a faccia, sì, la, sì, comunità, sì, che è... Ecco, sì. Cosa pensa un entusiasta elogiatore della strada del successo di questa forma? Cosa pensa? Che è una forma di supplenza, di disperata ricerca di una dimensione che c'è più? Perché insomma la strada la svuota quella roba lì, c'è poco da... No. Sì, in certe città di Texas la città è sotterraneo, è commercializzato, un trapasso, no, sotto la strada. E beh, sulla credo strada anche Toronto, di, no? Sulla, no, Montreal. Montreal. Ma in Texas rimangono sulla strada quelli che non hanno soldi, perché si paga, dentro si paga. No? Tu non puoi, non c'è un banco, c'è il caffè. Tu entri, tu paghi per il caffè, altrimenti non. Non siedi. No? Beh, sì, però dall'altra parte io penso che il sviluppo, il tempo di sviluppo di una cosa come l'internet, oggi è Facebook. Prima c'era un'altra cosa, perché sono anche come un po' come epidemie queste cose sull'internet, e forse certe cose sono anche molto passaggero, non permanente. Ha da fare con questo sviluppo un poco frenetico della cosa, no? I sistemi, no? Prima Microsoft dominava tutto, poi c'è Linux, c'è Mac, è così, è una lotta continua.
non nel senso del 68 la lotta continua, ma... Dunque, sì, non, quello, non so... quello che è permanente, poi Derrick lo aveva già cominciato a raccontare, è questo fenomeno che comprende tutte queste soluzioni che si superano a vicenda, che comunque si accumulano nell'esperienza delle persone, per cui a questo punto noi, al di là dei grandi media gerarchici, dei quali il nostro è uno dei capi, ma insomma... Sì. Al di là, questi media non possiedono più il loro pubblico in modo molto deciso, sì, ma di fronte a quello hanno un pubblico che è attivo, è capace di, sì, a sua volta dire qualcosa, sì, partecipare e soprattutto commentare in modo orizzontale, sì, quello che viene detto dalle altre parti. Sì. Siamo sicuramente all'inizio di un fenomeno, sì, perché questo... Le soluzioni, sì, tecniche si susseguono, sì, ma il fatto rimane che le persone si sono abilitate, sono diventate più attive, più capaci di, sì, esprimersi, connettersi direttamente e fare, sì, cose del genere. Un teorico una volta mi ha detto che bisogna attuare di modo che il numero delle opzioni tue aumenti. Ma questo mi pare una massima buona. Buona, no? E c'è anche il fatto... una antichità, non so quanti anni, Marshall McLuhan aveva la tesi che non c'è il medium recente non elimina il medium anteriore. Certo. No? C'è come una torta di più ceti, no? Così. Il telefono esiste, una cosa, un'Europa vecchia, incluso il treno, una tecnologia dell'Ottocento, no? Incredibile, avanza anzi, ci sono quelli espressi, quelli di velocità, insomma, e perciò dico per esempio ai miei amici che fanno questo discorso, che il libro va a sparire, oh che peccato che il libro sparisca, no, oh, pazienza, pazienza, no? Ci sono, il cinema... all'arrivo del cinema han detto il romanzo basta, finisci. Non è finito? No, non è vero. No, no, bisogna, no, il panico, no. Non ci serve il panico, no. Vabbè. Ci serve il panico, no? No, mi pare interessante questa immagine del sotterraneo, che forse molte cose avvengono nascoste, come la vecchia talpa, l'immagine della rivoluzione, che è della marsiana della rivoluzione, che scava, scava, sì, e poi salta fuori. Allora, molte cose importanti avvengono, non si vedono, sono sotterranee, sono sotterranee e sono, per così dire, sono poi alla fine le più comunicative risultano, perché... praticamente c'è anche una comunicazione della non comunicazione. Per esempio Salinger, il famoso romanziere, che è rimasto nascosto per 60 anni, diventa un fatto comunicativo nel momento in cui muore, diventa un fatto grandemente comunicativo, globale, sì, da un punto di vista comunicativo. Sì. Molti esempi si possono fare in questa direzione. Guy Debord, che era il maggior rappresentante del movimento dei situazionisti, che lei non amava molto, perché ho visto che è criticato un po' nel libro Sudurruti. Finì la società di spettacolo. Sì. è rimasto sotterraneo 18 anni, ecco, sì, sì. E quindi questo è da tenere presente, questa potenza della non comunicazione. Sì, sentiamo. Sì, volevo chiedere... Si può alzare così intravediamo qualcosa? Ecco. Dal punto di vista educativo, questa metamorfosi, dove potrà portare, e in termini più semplici, che suggerimenti dare ai genitori? Basta. Educazione, pedagogia, parole che... Ah, sì. La preoccupano. Ci deve essere una specie di contratto fra educatore e educando, e questo non si dovrebbe fare da parte di un ministero, si dovrebbe fare tra due persone, perché
Per esempio, un contatto semplice che io ho utilizzato anche con i figli, eccetera, con i giovani. Articolo 1, tu non hai diritto di annoiarmi. E articolo 2, io non ho il diritto di annoiare a te. E quando uno non mantiene il contratto, l'altro deve protestare. Così già una prima possibilità di agire. C'è anche il fatto che educazione è anche autodifesa da ambedue parti, no? I bambini devono difendersi dei grandi e a vicenda. E così via. È molto semplice in fondo, no? Io non sono teorico, ma faccio un poco pragmatico la cosa, no? Sì, nella scuola si annoia un poco troppo, spesso, perché non è autogestionato da parte delle persone, sino di un sistema spesso molto rigido, no? Che cosa si deve leggere? Che cosa, come procedere? No, con queste 30 persone davanti a me, io procedo secondo il progresso che è possibile di fare con loro e non con 10.000 altri. Ma non ho mai insegnato realmente, in tutto, non sono ancora una volta il non esperto della situazione. Però forse nella domanda che veniva posta c'era un po' l'esperienza di... Posso intervenire io? Allora, buonasera, sono Sara McLaren. Io sono inglese e desidero ringraziare i relatori di questa serata estremamente animata. Io ho a che fare con gli adolescenti tra gli 11 e i 14 anni. E rivolgendomi alla domanda del signore precedente, è vero, noi come genitori, come educatori abbiamo di fronte questo nemico di internet. I nostri figli fanno sexting, per esempio, mandano via telefonino fotografie osè e li mettono online. Tuttavia c'è sempre stato un atteggiamento, come dire, di disprezzo, scusatemi italiano, nei confronti delle nuove generazioni. Ma voi siete stati baby boomers e bisogna mettersi nei panni di questi ragazzi affinché possiamo comprenderli. E quindi non dobbiamo isolarli e dobbiamo metterci sul loro stesso piano affinché li possiamo comprendere. E non dobbiamo porci né come dispotici, né come tirannici e neanche come qualcosa di negativo, perché altrimenti non raggiungiamo nessun risultato. Li isoliamo solamente, li incoraggiamo a inseguire i loro mondi virtuali di cui noi non facciamo più parte. Ecco, era soltanto un'estensione su questo. Grazie. Luca. Io? Sì, vuole che rispondi tu. Rispetto a questo penso che indubbiamente tra i pericoli e i difetti dei genitori di adesso è minore il difetto di volersi imporre troppo ai figli, è maggiore il difetto di lasciare fare, di non esprimersi nemmeno nei confronti... Perché, certo, tutte le generazioni hanno dei conflitti e ci mancherebbe, è così che è, però in questo caso il conflitto viene dimenticato e lasciato passare nella disattenzione. Questo è. C'è la falsa libertà. C'è un... Sì. Altre domande? No. Che no. Un po'... Salve. Sì.
Allora, premetto che sono una critica televisiva da più di 18 anni e una cosiddetta studiosa di televisione. Raramente ho sentito così tante cretinate e stupidaggini in proposito. Innanzitutto mi ma sembra... Ma non la vediamo però. No. Sono... Ah, certo. Ho la borsa sulle gambe. Quello. No, va bene. Sì, sì, certo. Comunque mi sembra che trattiate la televisione come il laboratorio del caso, come direbbe Paolo Taggi, cioè... non come qualcosa che è fatto da degli autori e con qualcosa che ha dei testi con cui lo spettatore si mette in relazione. E chiedo a Eisenberger se non pensa di svalutare l'intelligenza umana, perché e gli spettatori che non sono come delle persone che stanno davanti alla televisione senza ragionare, ma si mettono in relazione anche dialettica con un mezzo. E sono davanti a testi e, diciamo, dialogano con degli autori e con quello che questi autori propongono. Veramente mi sembra che vedere il vuoto nella televisione significa non saperla vedere. Poi lei può darsi che non si ricordi quello che ha visto. Io me lo ricordo molto bene, quando guardo qualcosa è perché desidero guardarla, o anche se non desidero guardarla, comunque reagisco nei confronti di questo qualcosa. Mi sembra che il modo suo di trattare la televisione sia assolutamente innanzitutto anacronistico. Questo poteva forse essere valido 50 anni fa come tipo di ragionamento, ma oggidì, con tutti gli studi che ci sono e un certo tipo di approccio critico che cerca di guardare alla televisione come appunto testi in dialogo con gli spettatori, sembra veramente molto molto avvilente, veramente quasi tragico, veramente il contrario di quello che dovrebbe essere la cultura, a mio avviso. Gli autori? Guardi, c'è il dibattito, bravo. Ma per piacere, guardi, solo la, in questo momento, se guarda per esempio a tutta quella che è la produzione della fiction seriale americana, si parla di una vera e propria età dell'oro, un ritorno, ci sono tantissime serie televisive veramente importanti che fanno ragionare a, al pari della letteratura su quello... Come? Beh, questa comunque è la mia opinione, ciascuno evidentemente non è condivisa da chi è sul palco. Io penso che la loro posizione sia veramente terribile. Poi ovviamente forse è quello che scelgono di guardare, la televisione non è, non si può entrare in libreria, prendere un libro a caso e pensare che sia il capolavoro. Così come non si può accendere la TV a caso e pensare di vedere un capolavoro. Bisogna scegliere con spirito critico, in libreria così come in televisione. Non c'è. Ma per sdrammatizzare ricordo no, perché quello che devi lui... sdrammatizzare? No, perché lui per mi dispiace. Non per, vuole essere no, un insulto. Io vorrei, volevo sdrammatizzare la signora, non noi. Vabbè. Il no, perché tu non ti ricordavi come era finito su Caro Diario. Come era finito? È finito che lui si è praticamente ipnotizzato di un sacco di programmi, chi l'ha visto, cose, eccetera, e non cessa di guardarli da tutte le parti, dovunque veda un video. Poi va a Alicudi, dove non c'è l'elettricità. E non essendoci l'elettricità non ne può più perché non c'è la televisione, tanto non ne può più che scappa, e scappa scendendo verso il traghetto urlando Hans Magnus Enzensberger non aveva capito niente. Vorrebbe terminare con questa frase la serata. Sì, va bene, io no, non so, volete continuare questa discussione su un'ultima cosa, poi penso che abbiamo dei problemi. Sì. Adesso gli diamo un microfono. Allora, io più prosaicamente vorrei tornare agli insetti e ai fumetti di fantascienza giapponesi, nel senso che quanto voi avete detto, insomma, espresso nell'ultima parte, ricordava moltissimo alcuni fumetti appunto giapponesi, in particolare quelli di Masamune Shiro, cioè questa, quindi metamorfosi, diciamo così, della conoscenza, flussi di conoscenza, questa società venata di entomofilia abbastanza potente. E, volevo chiedere cosa ne pensate. E c'è una metamorfosi della conoscenza, questa metamorfosi della conoscenza si accompagna anche una metamorfosi del corpo,
Nel caso della futurologia a fumetti giapponese è un'ibridazione tra organico e inorganico e volevo chiedere appunto cosa ne pensate voi. Grazie. Qui forse solo per Niola può rispondere. Sì, anche se Enzensberger ha parlato di protesi prima, l'ha sentito. No, non è questa una battuta. Cioè, sì, aveva già questo, io mi sono occupato per quanto riguarda il problema della sessualità. Allora, penso che la sessualità intesa in senso organico, per così dire, sia esaurita, sia finita in qualche modo. La pornografia, in qualche modo, essendo ormai a disposizione di tutti, in internet, in maniera illimitata, è in qualche modo finita in qualche modo. Però vuol dire anche che è finita la sessualità? No, io non penso che sia finita la sessualità. Penso che alla sessualità si aprano dei nuovi cammini che vanno in altre direzioni, che vanno nelle direzioni che lui appunto diceva, nella direzione dell'inorganico o nella direzione anche, qui ho letto Fechner, il fondatore tedesco della psicologia scientifica dell'Ottocento, il quale parlava di una sessualità delle piante. E quindi può andare non solo nel senso dell'inorganico, ma può anche andare nel senso del vegetale. E quindi si aprono, quindi in realtà qui c'è un campo metaforico della sessualità umana che va al di là del corpo umano e che quindi non si limita soltanto al corpo umano. Questo del resto è perfettamente consono a quello che pensava Freud a proposito della libido quando parlava della plasticità della libido, la quale può trasferirsi da un oggetto all'altro, da un come meta e come scopo e come oggetto. E quindi essere, mentre l'istinto è qualcosa di rigido, la libido è qualcosa di plastico, di fluido, e che cambia, che può cambiarsi, che può cambiare riferimenti. E quindi mi sembra molto interessante la domanda del Signore, nel senso che il corpo umano probabilmente è finito come oggetto di interesse sessuale. E possa essere visto invece come una cosa o come una, quindi in senso inorganico, oppure possa essere visto come una pianta, come suggeriva già Fechner in un libro del 1848 che è stato ristampato adesso in italiano, e tradotto e ristampato in italiano, che si chiama Nanna o l'anima delle piante, e in cui sostiene la sessualità del mondo vegetale come la forma più alta di sessualità. 1848, mica ieri. Non sei d'accordo? No, non sono esperto di sessualità, vuol dire che vuol dire che su di questo non posso dire grandi. Ma la domanda mi fa pensare a un'altra dimensione del corpo e dell'essere tornato elettrico, possiamo dire. Io penso che il periodo che stiamo vivendo adesso è un periodo di neobarocco, per l'estetica. Neobarocco, nel senso che il barocco, dal Rinascimento in poi, ha creato una cultura dell'illusionismo, una revisione di tutti i sensi, un tipo di dérèglement de tous les sens al modo di Rimbaud. E stiamo a rivedere questo. Avatar è uno solo degli esempi di rovesciamento della prospettiva e il passaggio del dominio dell'occhio al dominio della mano. E stiamo a andare verso una percezione dell'intervallo che diviene praticamente una tattilità. Io parlo del punto di essere come risposta al punto di vista del Rinascimento, nel senso che adesso abbiamo un corpo solo uno, ma la nostra immagine è distribuita nel mondo intero, il nostro potere di accesso è esteso nel mondo intero, però abbiamo solo un posto dove siamo, e questo è il corpo. Vuol dire che il corpo diviene come un tipo di interfaccia, un'interfaccia fondamentale con il mondo. Allora, a una parte è vero che il corpo smaterializzato con la digitalizzazione tutti quanti sembra divenire piuttosto con quello dell'angelo, vuol dire non c'è, e in altro modo è una riscoperta del corpo che stiamo a vedere oggi con il studio, ma anche con la tecnologia e anche con forse i social network potrebbe essere una risposta del bisogno di ricontattare, perché il corpo manca
in certo modo. Manca un certo modo, un altro modo si ricopre un modo diverso. Penso che interessante, la domanda è meravigliosa, ma richiede molto di più di esperienza che abbiamo di tutta questa trasformazione. Io penso che l'unica cosa che vorrei aggiungere è questa, che in questo momento è decisiva, cioè ci distingue dall'essere gestiti a essere corpo una occasione di consapevolezza. Esatto. E la capacità di coltivare occasioni di consapevolezza è la strada della libertà, per questo. Ma come c'entra con questi argomenti la ossessione con la salute? Ah, questo sì. Questo è un fenomeno, perché tutto questo fitness, tutta questa roba e da dieta, è una specie di malsano narcisismo sul corpo, questo, perché non conta questo centimetro di più o meno, o il fumo, non fumare, tutte queste ossessioni. No, ma la sua salute infatti noi dà esattamente questa risposta. C'è un incoraggiamento oggi a coltivare un corpo, perché si vede che adesso i corpi durano di più e il stato di benessere dentro il corpo anche si allarga. Vuol dire che la gente dicono: ah, funziona il sistema, allora facciamolo. No. Correre di... Io non lo faccio io perché è una tortura, ma è anche vero che... Molto pericoloso lo sport. Molto. Va bene. La ringraziamo Magnus Zelberg. Bravo! E naturalmente no, gli altri ospiti della serata. Dove va? Di qua. Forse deve uscire di qua. Ah, è posto. Grazie. Finito. Ma ti voglio uscire.